Bisogna ricominciare, tutto apposta. Buonasera a tutti, siamo in diretta dall'associazione Nostra Signora Lourdes di Missaglia. Siamo a Parma, nella chiesa di San Rocco. Cominciamo a fare chiesa di mattina Santa Messa. Ricordo che quando dopo faremo preghiere, guarigione, liberazione di oggi, le mani si aprono in questo modo. Non si impongono, mi raccomando, che le mani poi porre solo il sacerdote o il diacono. Ok? Mi raccomando, le mani si devono aprire in questo modo. Le mani per porre solo il sacerdote e poi il diacono. Lo spiego per tanti motivi. Si può trovare qualcuno strano, un mago, un satanista, un medio, se pone le mani cosa passa? Lo spirito è quello sotto. Tanti gruppi normalmente si stanno sfasciando e si stanno rompendo proprio per questo, perché non rispettano questa norma. No? Non che sei tu bravo. Ho avuto tante esperienze, ho visto tanti sacerdoti chiudere gruppi, sfasciarsi, perché i figli delle tenebre sono più scalzi dei figli della luce. Mandano di loro, no? Si mettono dietro i tetti, pongono le mani, cosa che passa? Lo scritto del pulino sotto. E intanto cosa lascia giù? No? La zizzania. La zizzania quando cresce cosa arrivano? Le calunnie, le diffamazioni, le invidie, le gelosie, si sfasciano i gruppi. Ricordate, i gruppi normalmente sono sfasciati proprio per questo, che pongono le mani l'uno con l'altro non si può fare. Lo possono fare solo i sacerdoti e i diacoli che pongono le mani. I laici non possono farlo, neanche io dalla terra lo posso fare. Io lo potrei fare, voi non lo sapete e vi frego. No? Poi davanti al Signore che risponde? Voi o io? Insomma, non lo posso fare manco io dall'altare. Anche se mi hanno dato questi doni, dall'altare non lo posso fare. Lo può fare solo il sacerdote o il diacono, ricordate, sono cose serie. Io ho visto sacerdoti veramente bravi, bravi a fare queste cose, gli dicevo falli smettere, io sono abituati così, so che è sbagliato, ma sono abituati così, non posso dirgli di no. Allora, lui si è ammalato, è andato a finire in carrozzina, è andato il sacerdote morto, è andato il sacerdote ha sfasciato i gruppi stanno sfasciando tutti. Proprio per questo, perché non rispettano, i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce, capite? Manda i suoi. Quando cresce la zizzania nei gruppi, si sfasciano tutti i gruppi. Ricordatelo, queste cose sono serie, non si scherza su queste cose. Mi raccomando, anche i sacerdoti devono aprire gli occhi su queste cose. Le mani le può imporre solo il sacerdote o il diacono dall'altare, lo possono fare solo loro. Ogni tanto mi capita di vedere in televisione, eccetera, eccetera, qualche gruppo, ogni tanto mi invitavano dei gruppi, io mettevo dietro contro il muro perché sono sicuro che non mi pone le mani a nessuno. Andavo dal sacerdote e dicevo non va bene così, si sfascia il gruppo, devi dirgli smetterla, e le anni che tu lo fanno, come faccio a dirglielo? Comandi tu e ti devono rispettare. Perché inutile, non hanno voluto ascoltare, si è ammalato. Capito? Un altro sfasciato i gruppi, ma si stanno sfasciando tutti i gruppi, perché il demonio non sopporta i gruppi dove si prega. Allora cosa fa? Mette le sue zizzane, no? Fa crescere la zizzana e sfascia i gruppi. Cioè stiamo molto attenti quando vengono altri gruppi. Se impongono le mani l'uno con l'altro, andate via perché non è un gruppo sano, che non lo possono fare. Il sacerdote deve proibirlo, perché non sappiamo chi ci impone le mani, io non riconosco tutti. Se arrivo un satanista e mi pone le mani, che cosa mi passa? Io come vado a casa? A parte che vado a casa io mi sto male, ma quello che lascia giù anche. Ci sono persone deboli che lo prendono poi, capito? Perché le zizzanie lui le lascia giù e le persone deboli si vengono attaccate e poi contaminano gli altri del gruppo e arrivano le invidie e le gelosie dove prima non c'erano, le calunnie e le diffamazioni, prima non c'erano, poi arrivano tutte, capito? Che loro sono molto furbi, scaltri. Noi dormiamo, capito? Dobbiamo essere buoni come le colombe, ma è tutto che dice il Signore, eh? Astuti come serpenti, ma buoni come le colombe, ma loro sono più astuti di noi, no? Loro ne sanno una più del diavolo, se può dire, perché il diavolo li usa. A sfasciare i gruppi ci vuole niente, se non c'è veramente la forza della preghiera, no, che si prega seriamente, i gruppi si sfasciano tutti. Ricordate, rimangono soli. Guardate quanti gruppi, io ne ho visti una trentina, quarantina, essere distrutti, chiudere, quella della fine. Oppure di un gruppo ne fanno tre poi alla fine, perché tutto è sotto invidia, gelosia, calore, tutto è così. Perché? Perché non si rispettano queste cose. Sono cose serie. Ho visto anche tante volte gruppi, vanno sui laici dall'altare e pongono le mani. Non lo può fare, andate via da quei gruppi, quando c'è un laico che impone le mani. Capito? Se un laico impone le mani dall'altare, vuol dire che non è un buon laico. Andate via da quel gruppo. Oppure ho visto anche le suore imporre le mani dall'altare. Non lo possono fare, anche se sono suore. Lo può fare solo il sacerdote o il diacono.
loro possono fare, neanche le suore lo possono fare, no? Io ho visto fare queste cose anche le suore, quando preghiere di liberazione guarigione dall'altare si mettono ancora le mani, non lo possono fare, ricordatevelo, sono cose serie, non sono cose bagianate, no? Capito? Perché tante volte non arrivano magari le guarigioni, le liberazioni, queste cose qui? Perché non si rispetta quello che dice il Signore, no? Ecco, io ho cercato di salvare tanti sacerdoti su queste cose, ma non hanno ascoltato chi è morto, che è finito in carrozzina, che è finito in psichiatria, ok? Per intenderci, non capiscono cosa devo fare. Io ho cercato di aiutarli, ma non ascoltano, no? Sono cose serie, ricordatelo. Su queste cose non si scherza, eh? Boh, diciamo che sono così non cattivo. Però queste cose sono serie, per salvare i gruppi bisogna fare queste cose, ok? Non bisogna porre le mani, le mani si aprono così. Io lo Spirito Santo lo devo ricevere, devo tornare a casa guarito, liberato e sereno. Devo ringraziare il Signore, ok? Bene? Ma imporre le mani no. Piuttosto uno le alza in alto, oppure se le gira così, verso di lui se le pone da solo. Se proprio se deve fare così, ma se le apre così, la mia cosa è questa. Okay? Poi ricordo le mie preghiere, sono preghiere catechesi, sono lunghe, no? Perché dentro la preghiera mettiamo la parola di Dio, che serve a guarire e liberare le persone prima, ok? Lo ripeto ancora, le mie preghiere sono lunghe perché c'è dentro la parola di Dio che libera e guarisce prima le persone. Infatti si liberano anche a casa, chi agisce lo Spirito Santo, non sono io, e lo Spirito Santo arriva ovunque. C'è gente che guarisce e si libera a casa, proprio per queste preghiere, che sono mirate, perché ha problemi spirituali e capisce quello che dico. Anche problemi fisici, chi ha problemi fisici sente quello che deve sentire. Poi durante la nostra preghiera alcuni sentono caldo, tutto il corpo, durante una parte malata, eccetera, eccetera. È normale, sta agendo lo Spirito Santo. Alcuni sentono freddo, brividi, sbattono i denti, è normalissimo, perché vuol dire che il Signore vi sta scuotendo dalle negatività che avete addosso, ve le sta tirando via, la vita vi scuote, anche se state male va bene così. Perché vi sta liberando, cominciate la vostra liberazione, anzi dovete ringraziarlo, grazie Signore che mi hai scosso, bene? Ecco, poi un'altra cosa, io ogni tanto nella preghiera metto principe e principesse. Chi sono i principi e principesse? I posseduti, i vessati, gli ossessi, quelli che hanno malattie incurabili, che non sono capiti da nessuno, no? Il demonio fa sentire degli stracci che non servono a nulla, no? E loro si sentono poverette e mi spera che non sono capiti da nessuno, manco dei familiari tante volte, che il demonio fa terra bruciata tutto intorno, ti isolano tutti, sembra visto da tutti, poi sei fissato, no? Il demonio non esiste, roba medievale, eccetera, eccetera, non è così, il demonio c'è, esiste e fa danni con i suoi seguaci, maghi, cartomanti, medio, gente cattiva che ci vuole del male, che ci fanno del male. E il male attacca, se non si prega, il male attacca al 100, ricordatelo. Se si prega attacca al 10-20%, dopo 2-3 lezioni se ne va. Ma se tu non preghi, il male attacca al 100. E prima che va via, passano mesi o anni e anni di benedizioni. Perché se è cresciuto dentro la bestia, ha fatto delle radici, è difficile stirparla, capito? Allora ci vuole il tempo. Soprattutto quelli posseduti, vessati, ossessi, colpiti da queste cose qui. Il demonio mette in testa tante cose strane, è inutile che vada a prendere benedizioni, tanto a me non serve nulla, sono sempre uguale, no? Oppure mi ti date addosso le verità da sola, al mattino esci di casa, me ne capita sempre una, a me non mi va bene niente, già quando tu esci di casa sei già negativo, cosa ti aspetta fuori? I diavoli che ti caricano di più, no? Bisogna essere sempre allegri, contenti, ti succede qualcosa, lo offro al Signore. Grazie Signore, mi hai fatto capitare tu, sono contento così. Se invece tu già esci depresso da casa, ti tiri addosso nel negatività da solo. Vuoi a chiedere chi è stato, quale parente è stato, mia cognata, mio suocero, sei stato tu da solo. Perché uscendo di casa così te le tiri addosso tutte. Che diavoli sono in giro? Non pensate che, come tanti teologi, che l'inferno è vuoto, non esiste, no? L'inferno è pieno, esiste, fa danni. Il demonio fa danni con i suoi seguaci. Se fosse vuoto, la Madonna non veniva a Fatima a dire pregare per i poveri peccatori che precipitano nell'inferno, che l'inferno è pieno purtroppo. Sarebbe bello se fosse vuoto, magari, no? Allora non proveremmo neanche se fosse vuoto, magari, sarei contento, ma non è così purtroppo.
un dispiacere quando vedete l'anima precipitare all'inferno. Capito? Una volta mi è capitato un bambino nel purgatorio che non era ancora andato in cielo, no? Un bambino di 8-9 anni avrà avuto, ha chiesto delle preghiere e delle messe. Ma io dico, ma i bambini devono essere in paradiso, come si fa qua tu? No? Detto, perché ha odiato i suoi genitori, non ha avuto amore dei genitori. Sapete cosa vuol dire questo? Non aveva amore dei genitori. Ti rendi conto? Noi abbiamo fatto delle messe, delle preghiere, felice e contento, andato in paradiso, finito di ringraziarci. Capito? Però pensate, un bambino non ha avuto amore dei genitori. Capito? Ricordate che è importante l'amore, distrugge l'odio, distrugge la bestia, distrugge l'inferno. Se in famiglia si vogliono tutti bene, il demonio scappa. Se fate pregare i bambini, il demonio fa scappare, perché i bambini sono degli angioletti, sono angeli puri, sono senza peccato. Se pregano i bambini, lui scappa. Perché hanno inventato i gender? Il demonio cosa fa? Usa i diavoli incarnati, li chiama. I diavoli incarnati chi sono? I massoni illuminati che stanno cercando di distruggere il mondo, no? Cominciano con i bambini, perché danno fastidio di pregare i bambini. Allora con i gender cercano di rovinarli. Cercate di vigilare, mamme. Capito? Quando sono a scuola, soprattutto all'asilo, che vogliono già rovinarli dall'asilo. Questa è un'invenzione diabolica del demonio, no? Gli illuminati massoni, i Bilderberg, chiamateli come volete. Io facevo nome e cognome prima, adesso non posso farlo se non mi chiudo nel canale. Capito? Ecco, bisogna vigilare. I bambini sono angioletti e il diavolo ha paura delle preghiere dei bambini. Fateli pregare se c'erano i bambini, che vedete le cose migliorano subito, mi raccomando. Poi l'amore, ricordate che c'è in casa, distrugge l'odio. Con l'amore il demonio sta lontano. San Giovanni Bosco lo diceva, per allontanare il diavolo bisogna essere allegri. Sempre, tutto il giorno, anzi, ripetere qualcosa, lo fa il Signore, sono contento, Signore, se mi è successo tu l'hai permesso, ma non è il problema, non me lo devo prendere, vedete che il diavolo va a salutare da voi, non subito, perché lui è astuto, lo salutano subito, perché quando vede che tu fai seriamente, allora salutano, capito? Ma quando uno che sta male, che va a prendere delle edizioni, si è compiuto malefici, fatture che è posseduto, sesso, eccetera, eccetera, quando prende benedizione le prime volte stai più male, ti fa stare più male, perché lui non vuole che tu ti converti. Allora ti fa stare più male, così ti allontani dalla preghiera, non vai più a prendere le benedizioni. Invece lì che devi insistere. Se insisti, vedrai dopo qualche mese lui ti lascia, tu cominci a stare un po' meglio. Capito? Ma però per i primi mesi si sta più male, non è come una malattia. La gente arriva a malattia da me, migliorano subito, no? Invece con le malattie, spirituali, si peggiora le prime volte, capito? Allora il demonio fa di tutto per scoraggiarti a non andare a prendere benedizioni. Mi raccomando, non siate così ingenui, capito? E poi ricordate un'altra cosa importante, quando prende benedizioni al sacerdote, il sacerdote ha le mani consacrate, i diavoli hanno terrore e paura, no? Quando prende benedizioni, ogni benedizione che ti dà il sacerdote se ne va via sempre qualche diavolo, qualche cosa di negativo, ok? Sempre! Perché i sacerdoti sono consacrati, ma loro non, cioè, queste cose ci credono poco. Allora, ogni benedizione che vado a prendere se ne va sempre qualcosa, ma tu non senti niente, perché? Perché prima vanno via i pesci piccoli, capito? Le negatività leggere, allora ti fa sentire che tu non senti niente, è come se tu avessi preso benedizione e non serve a nulla, capito? Che cosa fa? Allora, dopo qualche mese che tu prendi benedizione, esce qualche pezzo grosso, un po' più grosso, diciamo i caporali, no? E allora comincia a sentire qualcosina di benedizione, finché esce dove il caporale c'è il capitano, il colonnello e il generale. Quando arriva lui sì che lo senti, capito? Ogni benedizione che se ne va, ma le prime volte non si sente niente. Tu come se la prima benedizione non succede, non ho sentito niente. Ti sembra a te, te lo fa credere lui che tu non senti niente. Ma qualcosa se n'è andato. Ricordate, andate sempre a prendere benedizione ai sacerdoti che hanno le mani consacrate e fatevi benedire. Capito? Che va via sempre, sempre qualcosa, sempre. Bene? Poi, un'altra cosa, nessuno parla più del purgatorio, paradiso e inferno. Esistono e sono eterni il paradiso e l'inferno. Purgatorio e transizione. Tanti non parlano più perché hanno paura. Scusate, nella Bibbia cosa è scritto? Nel Vangelo cosa è scritto? I santi cosa ci hanno detto? Tantissimi santi, non uno, decine di santi hanno parlato purgatorio e paradiso eterno. O c'è o non c'è,
no? E allora perché avere paura di parlare di queste cose? C'è, ed sono eterni. Ricordate, il paradiso c'è, noi siamo qui per la salvezza interna dell'anima, siamo qua di passaggio, prima o poi dobbiamo lasciare questo mondo e dobbiamo andare da Gesù attraverso Maria, capito? Dobbiamo andare da Gesù attraverso Maria, al paradiso, alla felicità eterna, senza più sofferenza e senza più dolore. Siamo diretti lì, perché prima o poi dobbiamo lasciare questo mondo, ma ancora non c'entra in testa, noi siamo ancora troppo umani, dobbiamo diventare più spirituali e credere alle cose di lassù, no? Il Signore ci aspetta su e preghiamo tanto per le anime purgatorie, quelle più dimenticate, che non hanno nessuno che prega per loro, perché loro per loro non possono fare niente, ma per noi possono fare tanto e noi per loro possiamo fare tanto, che una volta che vanno in cielo pregheranno per noi, abbiamo delle anime in più che pregano per noi e questo lo capiremo quando? Quando saremo in cielo, perché qui non lo capiremo mai, siamo troppo umani, no? Dobbiamo far crescere la nostra anima, capito? La nostra anima è come una pianticina, va coltivata giorno dopo giorno, va innaffiata giorno dopo giorno, con che cosa? Con la messa, la confessione, il rosario, le lodi, questo, così da una piantina diventa un albero, un robusto, che poi non scuotere più nessuno, capito? Rimango protetto sotto il manto di Maria, anche se mi fanno del male rimbalza, non mi possono più toccare, capito? I malvagi, così prendono le batoste loro, ma dobbiamo diventare veramente cristiani, non cristiani a metà. I cristiani a metà non servono a nulla, dobbiamo essere cristiani un giorno sì, un giorno no, piuttosto è meglio non intraprendere questo cammino, o si fa un serio cammino di fede o non lo si fa, non ha senso, perché non c'è più via di mezzo, o si sta a parte del bene o si sta a parte del male, via di mezzo non esiste più, il demonio ti spazza via, che questi sono gli ultimi tempi, forse la gente non ha capito che siamo in piena apocalisse, guardate malvagi questo mondo cosa stanno facendo. No, stanno distruggendo il mondo, vogliono la guerra a tutti i costi, eh? La gente dorme, i cristiani soprattutto dormono perché non leggono più le scritture, è scritto tutto, ci hanno detto i santi, i mistici, i beati, no, questi sono i tempi dell'Apocalisse, ma nessuno vuole, avranno tutti terrore a parlare di queste cose, siamo alla fine dei tempi, non la fine del mondo, noi la fine del mondo non la vedremo neanche, non sappiamo quando ci sarà, ma la fine dei tempi è un'altra cosa, andate a leggere cos'è la fine dei tempi. No? Tanti santi hanno parlato di questo qua, della fine dei tempi, tanti mistici, tanti beati, hanno parlato dei nostri tempi, sono questi. La Beata Emily cosa diceva? Andate a leggere la Beata Emily cosa diceva? Quando c'erano due papi, ho visto due papi, due chiese, una falsa e una vera, una, siamo nella chiesa stravagante che diceva Beata Emily, no? Però durava poco, perciò speriamo che poco dura poco, così si tramia tutti questi modernisti che stanno cercando di rovinare la chiesa dal suo interno. Bene? Spero che la gente capisce queste cose, no? Poi state attenti a quelli quando arrivano i video che dicono che la messa non è valida, no? Cancellate subito quei video che non è assolutamente vero, capito? La messa è valida, no? Ti dicono che la messa in unione a Papa Francesco non è valida, perché Papa Francesco è eretico, vabbè, lasciami dimenticare quello che vuoi tu. Ricordate che la messa è valida perché la messa la fa il prete. E vedete, quando consacra i doni, la messa è valida. In unione può mettere chi vuole, perché l'unione arriva dopo la consacrazione. Ricordate, mettete in testa questo, non fatevi imbrogliare a questi falsi teologi, che sanno tutto loro e non si mettono mai in discussione, no? Questo sta facendo la Chiesa parallela. Se il Papa sta sbagliando, bisogna pregare perché il Papa e il Signore lo ravveda, non che fanno una Chiesa parallela. E poi ti dicono che non è valida la messa, è inutile accedere la messa, nella messa c'è il demonio. La messa è tutti indemoniati. No, il mondo è stato demoniato, che non era Papa Francesco, la messa non è valida. No, assolutamente non è vero. Anche se il Papa Francesco fosse scomunicato, la messa è valida perché la fa il prete. E una volta che fa la consacrazione giusta, la messa è valida. In unione può mettere chi vuole. Capito? Ma la consacrazione è valida, la messa è valida. Nel 1414 avevamo tre papi contemporaneamente. Tre papi, allora la messa non era valida. Qual era la messa vera? Questo Papa, quell'altro Papa, quell'altro Papa, la messa era sempre valida, perché la messa è messa, ricordate, lasciate di stare questi imbroglioni che ti dicono che la messa non è valida. Quando arrivano i video, cancellateli, perché loro sono grandi teologi e vi fregano. Voi non sapete niente di teologia e vi fregano.
Quando dicono così, dite la messa da per prete, la messa è valida, in ognuno può mettere chi vuole. Nel 1400, se le messe non erano valide, eravamo tutti indemoniati, no? Tre papi contemporaneamente, sapete cosa vuol dire? Io pregavo un papa, lei pregava un altro, quella pregava un altro. Qual era il papa giusto? Boh. Come questo, adesso è morto Benedetto, no? Loro che unione fanno? Visto che la messa è valida solo a loro, noi siamo scomunicati, no? Al contrario, a me non mi piace Papa Francesco, è un conto non piacere, ma un conto dire la messa non è valida, sono due cose abissali, ok? Un conto non mi piace, un conto dire che la messa non è valida, sono due cose molto differenti, capito? Cioè non ascoltate questi riti, la messa è sempre valida finché non cambia la consacrazione. La messa è valida la fa il prete e il prete durante la consacrazione è valida. In unione Papa Francesco arriva dopo la consacrazione. Perciò lasciateli stare, mi raccomando. Adesso vi danno sono pronti, mi fermo qui perché sennò sono troppo lunghi. Va bene? Vediamo se sono pronti, se no continuo ancora. No, sono va bene, chiudiamo la diretta e facciamo un altro.